Un saluto a tutti, sono Stefano Bargiacchi, Prof. Ste, oggi è venerdì 7 dicembre 2012, sono come vedete le 22:01 e vi do il benvenuto a questa nuova edizione della nostra videoanalisi settimanale che, come ricorderete, da settimana scorsa si è completamente rinnovata anche grazie al nuovo sponsor che ha portato ad un forte incremento rispetto alla qualità del prodotto, avendo investito sicuramente di più su questa videoanalisi settimanale. Quindi, e di nuovo, un benvenuto a tutti. Come sempre vi ricordo su Twitter la possibilità durante la settimana di seguire quello che accade sui mercati in tempo reale. Ricordo ancora come l'hashtag VTRD sia quello dove si raccolgono tutte le informazioni che riguardano il value trading, come appunto ricordato anche sul sito e anche da Max Bartrader, che poi è la persona che più insieme a me si occupa di questo, diciamo, hashtag che raccoglie appunto tutti i tweet in intraday, quindi in tempo reale, durante le giornate e durante i movimenti dei mercati che riguardano appunto il value trading, quindi market profile sicuramente, metodo Prof. Ste e tutto quello che riguarda appunto il concetto di valore. Detto tutto questo, allora vediamo che cosa è successo questa settimana. Vedete, e partiamo come sempre dai grafici giornalieri dell'Eurostoxx, questa è la famosa congestione che ci teneva impegnati dall'inizio di settembre e che questa settimana sembra essere stata rotta in modo assolutamente confermato, perché vedete che siamo con l'Eurostoxx al di sopra della stessa e con una chiusura di nuovo al di sopra della stessa. La conferma viene anche dal DAX, che vedete a sua volta si trova al di sopra della stessa congestione. Cosa che però non avviene con il FIB, che ha vissuto una settimana molto particolare con forti ribassi, specie nella seconda parte della stessa, che hanno riportato purtroppo il FIB al di sotto dei 16.000, con, ripeto, un disallineamento rispetto alla relativa positività delle altre borse europee dovute alle vicende di crisi locale, sia politica che economica, che purtroppo stentano a risolversi. Quindi sicuramente una situazione in Italia ancora molto molto problematica e che porta ad un disallineamento, a una non conferma della positività che si è vista sul DAX e che si è vista sull'Eurostoxx 50, che, lo ripeto, ha rotto al rialzo, confermando con il DAX la famosa congestione che teneva impegnati i mercati settimana scorsa, scusatemi, da partire dal mese di settembre, e che settimana scorsa eravamo qui in procinto appunto di rompere al rialzo. Però bisogna stare attenti a quello che è accaduto negli Stati Uniti. Qui sotto abbiamo il future sull'S&P 500 e sul Nasdaq, dove purtroppo la positività che si è vista sui mercati europei è sicuramente meno marcata. Vediamo tra l'altro che nelle ultime sedute, laddove bene o male appunto nell'ultima settimana c'è stato comunque un rialzo con un successivo consolidamento, ma comunque un'impostazione rialzista che si vede molto bene anche qui sul DAX, ecco, vediamo che la stessa non si è vissuta sull'S&P 500 e ancor meno, oserei dire, ancor meno sul Nasdaq, che da un po' di tempo, lo sappiamo, dopo che dal 2009 in avanti ha sempre guidato i rialzi e i recuperi dei mercati, pur in quest'ambito di crisi, da qualche tempo, ormai dal mese di settembre, tende a sottoperformare fortemente i mercati, cosa che ha fatto anche questa settimana, lo si vede molto bene da un confronto diretto tra l'S&P 500 prima e il Nasdaq, e poi più in generale dalla situazione del mercato americano rispetto a quella del mercato europeo. Come sempre, ripeto, il FIB un discorso un pochino a parte, perché purtroppo le ragioni di crisi che coinvolgono il nostro paese sono ancora molto molto accese, lo portano ad un disallineamento purtroppo in negativo rispetto a tutti l'area sia europea sia statunitense. Ma ripeto, più in generale, il fatto che in Europa Eurostoxx, DAX abbiano rotto al rialzo la famosa congestione che, ripeto, ancora durava dall'inizio di settembre, vede una piccola divergenza nel fatto che la situazione americana non è così florida. Dico piccola perché nell'ultimo anno o due sappiamo bene come ci sia stato un disallineamento tra la situazione Stati Uniti e la situazione europea, quindi non c'è più quella forte, diciamo così, relazione diretta che poteva esserci fino a un paio d'anni fa, se volete,
ma c'è stato un progressivo sganciamento della correlazione fra questi mercati, quello statunitense e quello europeo. Quindi, ripeto, il fatto che non ci sia una conferma fra Nasdaq S&P 500 rispetto ad DAX ed Eurostoxx è da tenere presente, perché comunque è una piccola divergenza che si va a sommare a quella della situazione italiana, quindi una divergenza nella divergenza, ma che però viene da 2 anni di relativa scorrelazione, decorrelazione, scusate, tra i mercati USA americani e i mercati europei. Per la settimana entrante che cosa dobbiamo guardare? Dobbiamo vedere sostanzialmente una cosa sola, cioè se rimarremo al di sopra della congestione che ha impegnato i mercati e tenuto intrappolati i mercati per circa 2, quasi oserei dire 3 mesi abbondanti, e vedere se rimarremo al di sopra di questa congestione, cioè se si confermerà la rottura al ribasso, quindi il livello da non penetrare, il massimo di settembre per quanto riguarda il DAX e l'Eurostoxx, quindi questo massimo. Ora possiamo anche dare il livello preciso sull'Eurostoxx in 2000 594, mentre sul DAX sono i 7.483,5, sempre per quanto riguarda il future con scadenza dicembre, che è quello che stiamo utilizzando in questo periodo. Andiamo a vedere un attimo la situazione di più lungo periodo. Vedete che siamo esattamente in questa zona, quindi anche per quanto riguarda l'Eurostoxx al di sopra della congestione che durava dall'agosto 2011, anche se di pochissimo, perché il massimo di riferimento in questo caso è questo qui del marzo di quest'anno, del marzo 2012, intorno al 2600, siamo 2607, veramente di qualche millimetro, di qualche tick al di sopra degli stessi, quindi non solo dovremmo, se di vera positività si tratta, confermarci al di sopra di questa congestione, ma anche più in generale al di sopra dei massimi del marzo di quest'anno, che sono poi i massimi della più ampia congestione che intrappolava i mercati dall'agosto del 2011. Congestione che sappiamo sul DAX era già stata rotta, questi sono i massimi di riferimento che vedete per quanto riguarda il DAX sono stati rotti già da tempo, quindi il DAX deve per ora solo confermarsi al di sopra di questa congestione, cioè di quella che durava dal settembre di quest'anno. La situazione sul FIBA è molto molto complessa, vedete che siamo ancora pienamente all'interno della congestione che dura dall'agosto 2011, quindi c'è un disallineamento, ripeto, purtroppo ribassista per quanto riguarda la situazione del nostro paese. Detto tutto questo, vi saluto, vi ringrazio ancora una volta per aver seguito e aver mostrato con così tanto entusiasmo l'interesse per la videoanalisi per questa nuova e rinnovata videoanalisi che ci accompagna ogni settimana con quello che appunto accade sui mercati. Di nuovo grazie a tutti e a presto.